Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime, Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop-Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. Disney sugli scudi, tra il reboot di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi e il trailer di Maleficent, Mistress of Evil. E mentre ci chiediamo se Avengers Endgame riuscirà a battere Avatar, gli showrunner del Trono di Spade hanno tra le mani il futuro di Star Wars. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Annunciato il reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Anche se poi, scavando tra le pieghe della notizia, si scopre che il nuovo lungometraggio, più che un reboot nel senso classico del termine, sarà un rilancio. L'attore Josh Gad interpreterà il figlio del protagonista del primo film, alle prese con i consueti esperimenti di rimpicciolimento, cosa che forse lo rende concettualmente un po' troppo simile ad Ant-Man. Tesoro mi si sono ristretti ragazzi ovviamente ha preceduto il cinecomic, ma c'è davvero spazio per questa saga, per un rilancio di questo franchise nello scenario cinematografico odierno? La Disney pensa di sì, scopriremo se ha ragione. Il trailer di Maleficent, Mistress of Evil, sbarca online. La pellicola è il sequel del primo Maleficent, che ottenne un ottimo successo ai botteghini nonostante la ricezione mista da parte di critica e pubblico. A dispetto del finale di quel film, pare che Malefica stavolta sia veramente cattivissima e pronta a terrorizzare i personaggi positivi con effetti speciali, green screen e make-up accattivanti. Sarò sincero, a me questo trailer non ha convinto particolarmente, ma si tratta solo del mio pensiero personale. Fatemi sapere piuttosto cosa ne pensate voi nei commenti qui sotto. Avengers Endgame potrebbe non riuscire a superare gli incassi di Avatar. Dopo l'esordio incredibile al box office, Avengers Endgame sta rallentando progressivamente ma inesorabilmente. Parliamo pur sempre di risultati stupefacenti per un film arrivato al terzo weekend di programmazione, eppure potrebbero non bastare per catturare Avatar al primo posto della classifica relativa ai maggiori incassi di tutti i tempi. Il successo di Endgame ha comunque superato ogni più rosea previsione e con quasi 2 miliardi e mezzo di dollari raccolti in tutto il mondo, la Marvel può permettersi di festeggiare correndo nuda per strada. La nuova trilogia di Star Wars sarà curata dagli showrunner del Trono di Spade. Ebbene sì, i nuovi film della saga previsti per i mesi di dicembre 2022, 2024 e 2026 saranno supervisionati da Benioff e Wise, i responsabili della trasposizione dei libri di George Martin sul piccolo schermo. È una buona notizia? A giudicare dalla ricezione mista dell'ultima stagione di Il Trono di Spade, la Lucasfilm potrebbe trovarsi un nuovo caso Rian Johnson tra le mani ancor prima di iniziare. Lucasfilm che peraltro in tempi recenti ha dimostrato di non aver timore nel liquidare i suoi creativi, nel licenziarli anche in corso d'opera. Insomma, il futuro della galassia lontana lontana appare decisamente nebuloso. Queste erano le notizie del giorno. Se volete segnalarne altre oppure dibattere e farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto, noi ci vediamo domani alla stessa ora. Ciao!